Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum locam. Gloria tibi Domine. In illo tempore factum est tumiret Iesus in Hierusalem, et ipse transivat per medium Samariam et Galileam. Et cum increderetur quodam castellum, occurrerunt ei decem pili leprosi, quis deterunt a longe, et levaverunt vocem dicentes, Iesu preceptor miserere nostri. Quod idit dixit, ite, ostendite vos sacerdotibus, et factum est, dormirent mundati sunt. Unus autem exilis, ut vidit quia sanatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum, et cecidit in faciem ante pedes eius gratia sagens ei, et hic erat Samaritanus. Respondes autem Iesus dixit, non et ecem mundati sunt, et novem ubi sunt. Non sunt qui redirent, ut daret gloriam Deo, nisi hic alieni gena. Et aetili, surge, vade, fides tua te salvum fecit. Verbum Domini. Sophia Orthi, accus omen tua iu Evangelio. Perini passi. Ec tu, cata Lucana, iu Evangelio to anagnosma. Ιερουσαλήμ και αυτός δήλχε το διαμέσον Σαμαρίας και Γαλιλαίας και εις ερχομένου αυτού εις την ακόμην απήντησαν αυτό 10 λεπροί άντρες ή έστησαν πόροθεν και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς και ειδών είπεν αυτοίς πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς της ιερεύσιν και γένετο εν το υπάγειν αυτούς εκαθαρίστησαν. Εις δε εξ αυτών ειδών ότι οι άθη
υπέστρεψεν μεταφωνείς μεγάλης δοξάζων των Θεών και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτού και αυτός ειν Σαμαρίτης αποκριθείς δε ο Ιησούς υπέν ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν οι δε εννέα που ουκ ευρέθησαν υποστρέψαντες δουν εδόξαν το Θεό ημί ο αλλογενής αυτός και είπεν αυτό Αναστάς πορεύου η πίστη σου σε σωκένσε Salvador. El punto de arribo del Evangelio diario que se muestra el camino de la fe. En este percorso de fe vediamo tre tappe señalate dai lebrosi guariti, i quali invocano, camminano e ringraziano. Anzitutto invocare i lebrosi si trovavano in una condizione terribile, non solo per la malattia che è diffusa ancora oggi, va combattuta con tutti gli sforzi, ma per l'esclusione sociale. Al tempo di Gesù erano ritenuti immondi e in quanto tali dovevano stare isolati. Vediamo infatti che quando vanno da Gesù si fermano a distanza. Però anche se la loro condizione li mette da parte, invocano Gesù, dice il Vangelo, ad alta voce. Non si lasciano paralizzare dalle esclusioni degli uomini e gridano a Dio, che non esclude nessuno. Ecco come si accorciano le distanze, come si rialza dalla solitudine, non chiudendosi in se stessi, nei propri rimpianti, non pensando ai giudizi degli altri, ma invocando il Signore, perché il Signore ascolta il grido di chi è solo. Come quei lebrosi, anche noi abbiamo bisogno di guarigione, tutti. Abbiamo bisogno di essere risanati dalla sfiducia in noi stessi, nella vita, nel futuro, da molte paure.
dai vizi di cui siamo schiavi, da tante chiusure, dipendenze e attaccamenti al gioco, ai sogni, alla televisione, al cellulare, al giudizio degli altri. Il Signore libera e guarisce il cuore, se lo invochiamo, se gli diciamo: Signore, io credo che puoi risanarmi, guarissimi dalle chiusure, liberami dal male e dalla paura, Gesù. I lebbrosi sono i primi in questo Vangelo a invocare il nome di Gesù. Poi lo faranno anche un cieco e un malfattore sulla croce. Gente bisognosa invoca il nome di Gesù, che significa Dio salva. Chiamano Dio per nome, in modo diretto, spontaneo. Chiamare per nome è segno di confidenza, che al Signore piace. La fede cresce così, con l'invocazione fiduciosa, portando a Gesù quel che siamo, a cuore aperto, senza nascondere le nostre miserie. Invochiamo con fiducia ogni giorno il nome di Gesù. Dio salva. Ripetiamolo. E pregare, dire Gesù e pregare. La preghiera è la porta della fede, la preghiera è medicina del cuore. Seconda parola, camminare. È la seconda tappa. Nel breve Vangelo di oggi compaiono una decina di verbi di movimento, ma a colpire è soprattutto il fatto che i lebbrosi non vengono guariti quando stanno fermi davanti a Gesù, ma dopo, mentre camminano. Mentre essi andavano, furono purificati, dice l'Angelo. Vengono guariti andando a Gerusalemme, cioè mentre affrontano un cammino in salita. È nel cammino della vita che si viene purificati, un cammino che è spesso in salita per condurre verso l'alto. La fede ottiene un cammino, un'uscita. Fa miracoli se usciamo dalle nostre certezze accomodanti, se lasciamo i nostri porti rassicuranti, i nostri nidi confortevoli. La fede aumenta col dono e cresce col rischio. Sì, cresce col rischio. La fede procede quando andiamo avanti equipaggiati di fiducia in Dio. La fede si fa strada attraverso passi umili e passi concreti, come umili e concreti furono il cammino del lebbrosi e il bagno nel fiume Giordano di Naaman. E così anche per noi avanziamo nella fede con l'amore umile e concreto, con la pazienza quotidiana, invocando Gesù e andando avanti. C'è un altro aspetto interessante nel cammino dei lebbrosi. Si muovono insieme. Andavano e furono purificati, dice il Vangelo. Sempre al plurale. La fede anche è camminare insieme, mai da solo. Per una volta guariti, non vanno per conto loro e solo uno torna a ringraziare. Gesù allora esprime tutta la sua amarezza. E le anime, dove sono? Sembra quasi che chieda conto degli altri nove all'unico che è tornato. È vero, il compito nostro, di noi che siamo qui a fare Eucaristia, ringraziare, è il compito nostro prenderci cura di chi ha smesso di camminare. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചാണ്. കുഷ്ഠരോഗികളായിരുന്ന 10 കുഷ്ഠരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിന്റെ പക്കലേക്ക് നന്ദി പറയാനായി വന്നത് ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അവനുണ്ടായിരുന്നത് പോലെയുള്ള ആ നന്മ നമുക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നും എപ്പോഴും നന്ദി പറയുവാനായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ പക്കലേക്ക് വരണമെന്നുമാണ്
മാർപ്പാപ്പയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Non è lo stare bene, ma l'incontro con Gesù. La salvezza non è bere un bicchiere d'acqua per stare in forma, è andare alla sorgente. Nelle rexe non rende il suo cane da indolana. Solo lui guarisce il cuore. Solo l'incontro con lui salva, rende la vita piena e bella. Quando si incontra Gesù, nasce spontaneo il grazie. Perché si scopre la cosa più importante della vita, non ricevere una grazia o risolvere un guaio, ma abbracciare il Signore della vita. E questa è la cosa più importante, abbracciare il Signore della vita. È bello vedere quell'uomo guarito, che era un samaritano, esprime la gioia con tutto se stesso, loda Dio a gran voce, si prostra, ringrazia. Il culmine del cammino di fede è vivere rendendo grazie. Possiamo domandarci, noi che abbiamo fede, viviamo le giornate come un peso da subire o come una lode da offrire? Rimaniamo centrati su noi stessi in attesa di chiedere la prossima grazia o troviamo la nostra gioia nel rendere grazie? Quando ringraziamo il Padre, si commuove e riversa su di noi lo Spirito Santo. Ringraziare non è questione di cortesia, di galateo, è questione di fede. Un cuore che ringrazia rimane giovane. Dire grazie, Signore, al risveglio, durante la giornata, prima di coricarsi, è l'antidoto. Ascoltate bene, dire grazie è l'antidoto all'invecchiamento del cuore, perché il cuore si invecchia e si abitua male. Così anche in famiglia, tra sposi, ricordarsi di dire grazie. Grazie è la parola più semplice e benefica. Invocare, camminare, ringraziare. Oggi ringraziamo il Signore per i nuovi santi che hanno camminato nella fede e che ora invochiamo come intercessori. Tre di loro sono suore e ci mostrano che la vita religiosa è un cammino di amore nelle periferie esistenziali del mondo. Santa Margherita Bait invece era una sarta e ci rivela quanto è potente la preghiera sempre. La sopportazione paziente, la donazione silenziosa. Attraverso queste cose il Signore ha fatto rivivere in lei lo splendore della Pasqua, ma proprio nella sua umiltà. E la santità del quotidiano, di cui parla il Santo Cardinale Newman, che disse: il cristiano possiede una pace profonda, silenziosa, nascosta, che il mondo non vede. Il cristiano è gioioso, tranquillo, buono, amabile, cortese, ingenuo, modesto. Non accampa pretese. Il suo comportamento è talmente lontano dall'ostentazione e dalla ricercatezza che a prima vista si può facilmente prenderlo per una persona ordinaria. Chiediamo di essere così, luci gentili dell'oscurità del mondo. Gesù, resta con noi e noi cominceremo a brillare come tu brilli, a brillare in modo da essere una luce per gli altri. Amen.
Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Meditemos brevemente en silencio. Thank you.
fratelli e figli carissimi, il Signore mai si stanca di compiere le sue macchine che risplendono nella vita dei santi. A lui presentiamo la necessità della Chiesa del mondo. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. O Espírito Santo conceda à Igreja um vivo conhecimento de Jesus Cristo e a faça crescer na perfeita semelhança com Ele. Oremus pro publicis moderatoribus, legislatoribus et iudicibus. Que l'Esprit Saint, qui oriente tout vers la vérité et le bien, guide les gouvernants, rende sages les législateurs et éclaire les juges. Oremus pro personis consecratis. Der heilige und heiligmachende Geist des Herrn wohne in den Herzen der gottgeweihten Personen und stehe ihnen bei auf ihrem Weg der Heiligkeit. Oremus pro fide carentibus. Que el Espíritu Santo, que disipa cualquier duda, revele a los incrédulos el rostro de Jesús y nos conduzca a todos a la amistad con Él. Dominum de pretérito. Oremus pro omnibus baptizatis. Sol Son, 你是神性生活的泉源, 求你守护教友们的信德和望德, 并带领他们履行非凡的爱德。 Padre, che per la potenza dello Spirito Santo ci hai resi i tuoi figli nel Figlio, esaudisci le nostre preghiere e manifesta in noi la tua santità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
സിസ്റ്റർ പവർ ബാങ്ക് ഉണ്ടോ?